Carissimi amici, benvenuti a questo appuntamento con l'intervista. Siamo in compagnia di Amedeo Giuliani, che ci presenterà, Ciao. e ciao, il suo ultimo lavoro, il suo CD, intitolato Il viaggio di Shinnok. Ok, che poi ci spiegherà, insomma, più da vicino perché questo nome, eccetera, eccetera. Allora, chi è Amedeo Giuliani? Ti presento io in 2 minuti, poi dopo tu dici tutto quello che vuoi. Allora, fortemente ispirato alla musica e dai testi di Fabrizio De André e dalle canzoni di Francesco De Gregori, Leonard Cohen, Bob Dylan, inizia a scrivere le prime composizioni seguite dalle prime esibizioni. Vedo che comunque hai all'attivo diversi premi musicali, hai partecipato a festival. Nell'aprile del 2020 vince il Festival Musica La Vita Live, ricevendo una speciale segnalazione per la profondità dei testi e per l'impatto con il pubblico giovanile. Nel 2001 si diploma verso la Open Music School. Dove si trova? È a Roma la Roma. Music School. Dove conosce Una volta grandi... stava là, non so se c'è ancora, credo di sì. Ok, dove conosce grandi autori, musicisti come Oscar Prudente, Sergio Bardotti, ricevendo un diploma di merito, migliore musica per la canzone Comunque Libero di Quastrella e Giuliani. Nel 2008 esce il disco Il Fantasma del Buio, edito da White Production Music Force, distribuito Self, 12 brani, alcuni dei quali scritti in collaborazione con il poeta siciliano Cesare Zarbo e magistralmente arrangiati dal maestro Adriano Guarino. Nell'agosto 2009 prende parte alle finali del Premio Nazionale La Canzone del Sole, con giuria di qualità presieduta da Giulio Rapetti in arte Mogol, vincendo il premio Migliore Musica con il brano Il Fantasma del Buio. Bellissimo. E nel 2015 esce il concept album Monadi, scritto in collaborazione con Cesare Zarbo, arrangiato dal maestro Adriano Guarino, distribuito ancora dalla Wild Production. Nel 2017 vince il premio letterario nazionale Borgo Albori per la sezione musica d'autore. E il 25 giugno 2021, cioè adesso, esce il suo nuovo disco Il viaggio di Shinnok per Music Force, 10 nuove tracce che contraddistinguono lo stile del cantautore pescarese. Eccolo qua. E poi questa è la copertina del CD di Amedeo Giuliano. E sta accento romano, Amedeo? Non lo so, forse, boh, sono di Pescara, quindi non lo Proprio so. sei pescarese vero, sei pescarese Sì. vero. Ok. Senti un po', allora dici qualcosa, innanzitutto qualcosa di te. Bellissimo, io ho visto il video e vi invito ad andare a vedere il video sulla pagina Music Force, di andare a vedere il video con, ecco, adesso qui vi mostro la locandina, eccola qua, vedete qui a sinistra c'è la locandina del CD, Amedeo Giuliano, il viaggio di Shinnok e il logo della Music Force, che salutiamo. Allora, Amedeo, che dici? E parlare di me, hai detto già tanto tu. Sono un papà di un bambino che sta facendo un sacco di commedia, Bellissimo, fallo venire, fallo che sta venire. dietro di me. E niente, per il resto hai detto tutto tu, hai raccontato sommi capi tutta la mia vita artistica, per cui. Hai fatto tante cose, vedo, insomma, qui. Ascolta, io ho visto il tuo video, quello che abbia di vetro, che è bellissimo, anzi, invito gli amici a cliccare sul linkarsi, insomma, sul sito della Music Force, dove troverete tra i vari autori anche Amedeo Giuliani con il viaggio di Shinnok, e qui c'è il suo CD che, e troverete appunto questo brano, che è interessante, a me è piaciuto veramente. Poi ieri sera stavo ascoltando il CD, ce l'ho qui ancora inserito in uno dei computer. Cosa volevo dire? Qui dice che ti sei ispirato ai testi di De André, Francesco De Gregori, Bob Dylan, Leonard Cohen, quindi stiamo parlando insomma anni 70, eccetera. Cos'è che ti piace di quello stile in particolare? La poesia che c'avevano i brani, il senso di anarchia che c'era all'interno di ogni canzone, anarchia poetica, questa cosa qua. Allora, qui
Qui, al di là di tutti i vari premi, no? Che tu hai vinto, insomma, si parla così, ma la tua prima esibizione è stata nel 2000, cioè con questo festival Musical, La Vita Live. Questo è stato il tuo primo, Di diciamo, apparire. esibizioni ufficiali, l'esibizione ufficiale è stata, diciamo, quella la prima. Forse qualche anno prima, un altro concorso, sempre legato a quello che poi è diventato Musica La Vita Live, partecipai con un altro brano, Adesso Faremo la Storia, si chiamava il brano. Quella è stata forse la prima ufficiale. E poi dopodiché c'è stata questa qua nel 2000. In realtà io da ragazzino già mi esibivo, insomma, con piccole band, cantando canzoni, insomma, così un po' in giro. Però proprio ufficiale, diciamo, quella più rappresentativa è stata proprio Musica La Vita Live del 2000, dove ho vinto poi il premio per andare alla scuola Open Music School. Allora, in questo periodo ci sono state varie difficoltà legate, insomma, alla situazione pandemica, a tutto quello che ne conseguiva e ne consegue, no? Con l'isolamento e le limitazioni imposte da questo rigore, diciamo, a livello universale. Ma adesso hai ripreso le attività, stai organizzando qualcos'altro, qualche concerto, qualcosa Abbiamo quest'estate, com'è ripreso le andata? attività, certamente non in maniera come era quando non c'era la pandemia, ovviamente in maniera molto limitata, in maniera molto contingentata per i vari aspetti che ci sono appunto nei protocolli di sicurezza. E poi soprattutto perché molte feste non si sono fatte ancora. Sono poche opportunità e molta proposta, quindi non è che ci siamo mossi tantissimo. Abbiamo fatto poche cose, soprattutto per la presentazione del disco, e tante cose in radio, tante interviste, queste ne ho fatte tantissime, ma nel live, proprio concerti, abbiamo fatto poca roba. Quindi diciamo, co come tante altre persone isolate e costrette, insomma, a questo diciamo, rigore di chiusura, tu hai prodotto quest'ultimo tuo lavoro, cioè questo qui nasce in questo periodo particolarmente sofferto. E allora perché Sì, Viaggio di Shinnok? i brani li stavamo scrivendo già da un po' di anni, da un po' di tempo, però l'abbiamo prodotto effettivamente nel 2020, cioè è stato registrato in tutto il 2020. Chiaramente puoi immaginare le difficoltà che abbiamo trovato nella produzione, perché ovviamente l'arrangiatore Adriano Guarino, che presento brevemente, è un grande chitarrista, forse tra i più grandi che ci stanno in Europa, arrangiatore, ha lavorato con tantissima gente nei dischi di migliaia di artisti meno noti, ma anche tantissimi artisti no, noti, da Gino Paoli a Buonocore a Peppino Di Capri, insomma, Giorgia, voglio dire, e nelle sigle televisive di tantissimi programmi e tantissimi film. E niente, con lui, che faceva l'arrangiatore, già abbiamo difficoltà, perché anche lui non è che poteva muoversi tanto da casa, per cui andare allo studio era un problema, perché gli arrangiamenti li doveva suonare studio, per cui ogni volta è stato un lavoro molto molto lungo, faticoso, anche per noi. Siamo dovuti andare poi a registrare, siamo andati a Capua, nello studio di Adriano. Per cui è stato veramente un'impresa, tamponi, non tamponi, attenzioni, mascherine. Non è stato semplice come è stato per gli altri due dischi, nel senso che ovviamente con tutte le restrizioni che c'erano, poi tra l'altro non si poteva nemmeno andare da regione a regione, per cui Infatti. abbiamo dovuto aspettare il momento in cui si liberasse un po'. Infatti abbiamo registrato l'estate scorsa, che eravamo tornati più o meno tutti in zona bianca o gialla, per cui si potevamo muovere da regione a regione, siamo di andare, perché no, nemmeno quello potevamo fare. Probabilmente oggi non avevamo nemmeno le registrazioni del disco. E quindi
è stata proprio una situazione molto paradossale. E niente, perché il viaggio di Chinook? Niente, perché io con il mio collaboratore più stretto con cui scrivo i testi, il poeta Cesare Zarbo, ci abbiamo messo veramente mesi per trovare il titolo del disco, perché volevamo cercare un titolo che fosse fosse la bandiera di tutto il disco, fosse rappresentasse veramente ogni brano, veramente fosse un concept album. E niente, poi una sera stavamo, dopo migliaia di messaggi, chiamate, telefonate, perché ogni tanto usciva una cosa, un'idea, ho pensato a questo, no, ma questo non va bene, perché così, perché qua? E quindi ci facevamo una discussione sopra. Una sera stavo a letto, allora ho pensato, qual è quell'animale che va controcorrente, che va in direzione ostinata e contraria, come diceva Di Andrea, no? Il salmone. Il salmone è un pesce che va controcorrente, che affronta difficoltà immense, riesce a scavalcare appunto le rapidi, le rocce, gli orsi, quindi i predatori, per andare a deporre le uova alla foce del fiume, cioè dove praticamente era nato, e depone le uova e poi lì muore. Per cui abbiamo pensato a questa cosa come appunto la nostra vita, no? Il nostro continuo andare in direzione ostinata e contraria, citando ancora De André. E niente, da questa cosa qua, allora io avevo detto il salmone, avevo pensato il viaggio del salmone. Poi da salmone dice, perché non troviamo un salmone più rappresentativo, più così? Allora vado a fare degli studi, vado un po' a leggere, a cercare un po' di ricerche. E trovo questo Chinook Salmon, che mi piaceva anche il nome perché mi raffigurava, sembrava quasi il nome di una tribù indiana o di un personaggio particolare. E questo abbiamo chiamato il viaggio di Chinook. Infatti somiglia pure un po', io mi ricordo quando ero in Canada, al termine che gli eschimesi danno a se stessi, no? Inuk. Inuk, Inuk, boh, chissà, probabilmente ci sarà qualcosa. Comunque è straordinario, cioè, questo concetto, diciamo, legato alla poesia. Innanzitutto è bellissimo, cioè, la poesia è musica, la musica è poesia, e trovare artisti, specialmente in un contesto odierno, no? Dove la maggior parte dei testi e dei brani che si ascoltano alla radio mancano molto di poesia, lavorano molto a livello commerciale, quindi insomma si deve vendere come tutti i prodotti artistici, poi alla fine diventa un prodotto commerciale. E invece quando si è attaccati comunque anche al testo, che è importante. Poi stasera parleremo proprio di censura e autocensura, quindi un discorso che è molto importante, perché molti si autocensurano, omettono di scrivere, lavorare su alcuni testi perché si concentrano maggiormente su quello che vogliono gli altri. Scrivere per sé non è da tutti, no? Offrire del materiale genuino. E va bene, guarda. No, Dicevi? dicevo, fondamentalmente non, abbiamo la fortuna di non dover per forza stare ai diktat commerciali Ma a tutti i costi, per questo è cui straordinario. decido io da farsi e faccio le cose come le voglio fare io. Oggi come oggi produrre dischi è diventata una cosa complicata perché non si vendono, come sappiamo tutti. Quindi così ormai sono cambiate un po' le dinamiche del commercio musicale, tra virgolette commercio, dell'industria musicale. Perché fare dischi? Come promulgazione culturale. Ecco, questo è il mio intento, cioè provare a proseguire l'opera di cantautori che hanno iniziato prima di noi in questo modo. E quindi quello che proviamo a fare, il nostro
modesto borgo, stiamo provando a proseguire, ecco, e cerchiamo di farlo così come piace a noi. Modestamente c'è ancora una bella nicchia di persone che, a cui piace ascoltare il CD Grazie al direttamente. cielo. Eh sì, è bellissimo. Ma io ho visto la differenza ieri, Amedeo, cioè, ho preso il CD, l'ho scartato, ho tolto la pellicola trasparente, me lo sono gustato dentro, ho guardato i vari titoli, poi ho trovato già tanta poesia nei titoli: Gabbia di vetro, Il casellante, Figlio di un'idea, Neve, Luna, Cubana, Artista di strada, mela acerba, codice a barre, non aver paura, vorrei vedere il mare. Bello, mi piacciono anche i colori, belle anche le foto. Beh, io invito tutti gli amici allora in ascolto. Allora, in primis, se volete, cercate Amedeo Giuliano, lo trovate anche in rete, come ho fatto anch'io in questi giorni. Potete andare a sbirciare sul sito di Music Force e quindi vedere anche delle videoclip, dei trailer, e poi insomma fare questa cosa. Tutto sommato, avere un bel CD Made in Italy, eccolo qua, straordinario. Allora ragazzi, grazie Amedeo, se hai ancora qualcosa da aggiungere, se hai un sito personale, eccolo qui, dai, Lo faccio aggiungere a lui. Lo bellissimo, dai, fai vedere il dobbiamo CD di fare? Lo papà. devono fare? Acquistare? Acquistare Il il disco. disco. E come si chiama il viaggio? Il viaggio di Sino. Bravissimo, come ti chiami? Fernando, Come ti chiami? Fernando. un abbraccio grande Fernando, segui le orme di papà, Ok. poesia, musica. Allora, sì, possono trovare a me, allora io ho un sito www.amedeogiuliani.it, poi ho Facebook, tutti gli altri, insomma, social che ci stanno. Il disco lo trovano in distribuzione sia fisica che non fisica, su tutti i canali digitali e tutti i negozi fisici e non fisici di tutta Italia. Basta andarlo a prenotare in un negozio, arriva e niente, questi quindi mi possono trovare così. Grazie Allora, un carissimo saluto a tutti, ringraziamo Amedeo Giuliani, andiamo con la sigla a voi, vi e vi ringrazio di cuore. invitiamo a seguire la musica e gli autori contemporanei, gli artisti contemporanei offerti dalla Music Force. A presto.